Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Oggi la nostra Chiesa è ancora a Pisa, riporta come titolare Santo Pietro, il martire romano del primo secolo dell'età meridionale, morto durante la primissima persecuzione cristiana. Insieme a tutta la provincia, Signore, prega la pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, luce delle tenebre, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, immagine dell'uomo nuovo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo, e lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. Parola di Dio.
Di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da Lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Parola di Dio. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore, ti acclama la candida schiera dei martiri. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Alleluia.
questo francobollo di Vangelo che abbiamo ascoltato sarà stato noto anche a Sant'Orpè, il nostro martire. Verso la fine del primo secolo avrà sentito, forse per tradizione orale, o avrà visto scritto da qualche parte queste parole di Gesù dette ai suoi apostoli: vi consegneranno, vi flagelleranno e alla fine dovrete dare la vita per causa mia. E questa parola non solo l'avrà ascoltata Sant'Orpè, ma sarà stata per lui fonte di consolazione o addirittura un sigillo di onore che rendeva vivo e bello il momento che stava vivendo, il martirio, la vita per Cristo. Si sarà sentito meno solo, meno torturato, meno abbandonato, ma profondamente partecipe dell'epilogo della vicenda di Gesù, che non è la morte, ma è già la promessa di riscatto, di resurrezione. E non solo. Sant'Orpè avrà ascoltato in questo brano anche alcune tecniche concrete, passatemi l'espressione, per vivere l'esperienza più drammatica della vita umana, che non è quella di una morte dolce, di una morte naturale per vecchiaia, ma di una morte traumatica, nella quale hanno parte non solo i pagani, diciamo, ma anche i correligionari, anche le persone più vicine. Gesù in questo Vangelo descrive un quadretto che è veramente drammatico, nel quale non c'è più alcuna persona che riconosca la dignità dell'altro. Addirittura il padre contro i figli, il fratello contro il fratello e i figli che si alzano per accusare e dare a morte i propri genitori. Dunque, in un clima nel quale campeggia l'odio e la divisione in fazioni, il Signore Gesù pone la sua parola di speranza. E cosa dice? La prima cosa che dice è: guardatevi, state attenti. State attenti vuol dire non siate ingenui, non siate stupidi. Nel mondo c'è un principio di male, c'è un principio di iniquità. Voi non combattete contro i singoli peccati, i singoli problemi. Voi siete dinanzi a un sistema di iniquità che semmai rende schiavi e adotta a suo servizio le creature umane. Il testo dice, in questo Vangelo di Matteo, che vi dovete guardare dagli uomini perché vi consegneranno a ben quattro istanze di giudizio. Matteo ricorda questo passaggio di Gesù e dice: non c'è un tribunale, ma c'è un primo grado, un secondo grado, religiosi, e poi c'è un primo grado e un secondo grado, pagani. Parla di tribunali e sinagoghe, forse intendendo il sinedrio e la sinagoga, come due istanze di giudizio religiose, che sono quelle che hanno condannato Gesù. E poi ci sono i re e i governatori, pensando al governatore della Giudea, pensando quindi a Erode e a Pilato, diciamo. Dunque ci sono ben quattro istanze. È strano che un brano così piccolo riporti come di fatto coloro che servono Gesù dovranno passare dinanzi a quattro tribunali. E dinanzi a questi quattro tribunali, dove sappiamo che ogni imputato ha il diritto alla difesa, Gesù dice: quando vi consegneranno, non vi preoccupate di come e di cosa dovrete dire. Interessante questo, perché innanzitutto la parola preoccupazione ci ricorda un altro passaggio del Vangelo di Matteo. Pochi capitoli prima, nel capitolo sesto, discorso della montagna, Gesù in un brano meraviglioso diceva: non preoccupatevi di quello che mangiate, non preoccupatevi di come vestirete. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani, perché guardate i gigli del campo, guardate i fiori, non si preoccupano del vestito che metteranno, e sono più belli di qualsiasi principessa, di qualsiasi principe.
Non vi preoccupate di cosa mangerete, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, eppure il Padre vostro dà a loro il nutrimento giusto per ogni giorno. Non preoccupatevi. E addirittura qui, in questo brano, Gesù dice: non vi preoccupate neanche nel momento più triste e più duro della vostra vita, quando sta per essere decretata per voi la sentenza di morte. Non vi preoccupate della vostra difesa, anche voi stessi, non vi preoccupate delle parole. In fondo, Gesù sta dicendo: quello che io dico a voi di fare ora, o miei amici e apostoli, lo farò io per primo. Ricordate quando dinanzi a Pilato Gesù, invitato a dare testimonianza di sé, favorevole evidentemente, no? Per scagionarsi, Gesù sta zitto, Gesù tace. E Pilato cosa gli dice? Che fai? Non parli? Non lo sai che io ho il potere nei riguardi della tua vita o della tua morte? Tornando a noi dunque, veramente la parola, tantomeno l'invettiva, tantomeno il grido, tantomeno l'apologia, o peggio l'ideologia, sono le scelte difensive di Gesù. La scelta di difesa da parte di Gesù è una scelta mite, arrendevole, umile, che tante volte, invece di servirsi della parola giusta, si serve del silenzio, affinché si compia non l'opera degli uomini, anche quando a noi sembra di dover difendere a spada tratta i diritti acquisiti, i privilegi di sempre. No. Gesù ci dà una lezione di vita attraverso il silenzio, sapendo che ciò che si deve realizzare non è il piano umano, ma è il piano di Dio, il piano del Padre. E questa cosa anche noi di Chiesa, tutte le volte, siamo invitati nuovamente a ripercorrerla, a mangiare di nuovo questo cibo, masticarlo e dire: Signore, questo cibo è duro, ma dietro questo cibo c'è la volontà del Padre e l'obbedienza alla volontà del Padre che noi tutti i giorni celebriamo nella preghiera del Padre nostro. Signore, sia fatta la tua volontà. Ma a fronte del silenzio e della rinuncia alla propria difesa, che cosa c'è? Che cosa c'è? Non c'è il nulla, ma c'è una cosa enorme che ci avvicina alla festa della Pentecoste. Non vi preoccupate, perché se voi vi affidate, se voi vi abbandonate per un attimo e soffrite la paura o quasi il terrore della caduta nel vuoto, verrà in vostro soccorso lo Spirito del Padre, vi sarà dato. E lo Spirito del Padre parlerà per voi, realizzerà anche attraverso la morte del giusto il piano di salvezza del Signore, che ancora una volta non è l'opera vostra, ma è l'opera di Dio che si serve dei piccoli strumenti, come ascolteremo nel prefazio della Messa dei Martiri. Il Signore ha fatto grandi cose attraverso la debolezza dei martiri, che non erano dei supereroi, degli Avengers, erano dei fragili che si sono ritenuti fino all'ultimo immeritevoli di tanta grazia. I piccoli di Dio hanno dato la vita. Terminiamo con questo piccolo commento ricordando due cose in particolare. La prima, durante la ripresa dal fronte dell'altare, vedete la reliquia, anche per tutti i fedeli che ci seguono adesso su Facebook, la reliquia, il reliquiario meglio, di Sant'Orpè. Dentro è contenuta la reliquia di questo santo martire che tutti gli anni una grande quantità di pellegrini francesi vengono a onorare in questi giorni di festa. Se c'è qualcuno di loro all'ascolto, siamo lieti che questa Eucaristia sia una memoria, una preghiera per le loro particolari intenzioni proprio quest'anno in cui non possono venire qui. La seconda cosa, questa è un'Eucaristia che celebriamo qui a Sant'Orpè, ma per tutta la provincia del centro Italia dei Carmelitani Scalzi, tutti, con fratelli, con sorelle monache e fratelli e sorelle secolari,
amici, simpatizzanti, tutti i fedeli che non possono essere qui. È un momento di unità, non di separazione. Un momento di unità attorno all'unico sacrificio di Cristo, all'unico sacrificio dal quale derivano e dipendono tutte le testimonianze di martirio, compresa quella di Sant'Orbè. Salutato Gesù Cristo. Siamo divenuti per mezzo del battesimo partecipi del mistero pasquale di Cristo. Rinnoviamo la nostra fede come abbiamo fatto nella notte di Pasqua. Rinunziate a Satana, rinuncio, e a tutte le sue opere, rinuncio, a tutte le sue seduzioni, rinuncio. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque dalla Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e della vita eterna? Credo. Dio onnipotente, Padre e Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua dello Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia, in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. Thank you.
lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, questo sacrificio di riconciliazione di noi che ti offriamo in memoria del Santo Martire Torre, ci ottenga la gioiosa esperienza del tuo perdono e trasformi tutta la nostra vita in carriera e diventa di grazia per Cristo il nostro Signore. Il Signore sia con voi, con il tuo Spirito. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni modo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione del Cristo, tuo Figlio, il Santo Martire Torre, ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi e parole, che rivela nei deboli la tua potenza e con i malinermi la forza del cattivo. Per Cristo, Signore nostro, che noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e disse: lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre mio,
Per Cristo, con Cristo, con il Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e secoli. Amen. Invitate da Gesù alla comunione con Lui, fonte di grazia, fonte di umiltà, di ogni dono.
carissimi amici, questo è il momento della comunione spirituale a tutti i pellegrini francesi, a tutti gli amici della Chiesa di Sant'Orpè, tutti i confratelli, amici, sorelle della provincia intera, tutti coloro che sono all'ascolto. Vi invitiamo a fare vostra questa partecipazione alla mensa dell'Eucaristia, dopo aver celebrato alla mensa della parola nelle vostre case. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro, sangue preziosissimo Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime dei defunti che ho presentato a questa Eucaristia, per i bisogni della Chiesa in questo momento di prova e per tutto il mondo presente qua, su questo nostro altare. O Dio che nella solennità di Sant'Orpè ci hai fatto partecipare a questo sacro momento, memoriale della morte del tuo figlio, fa che insieme ai tuoi santi martiri diventiamo popolo della sua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Desideriamo dare a tutti i nostri fratelli e sorelle la solenne benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di Sant'Orpè, titolare della nostra Chiesa, mi benedica e mi protegga e mi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato nel martire di Orpè la forza rinnovatrice della Pasqua, mi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Orpè ci ha offerto un segno di solidarietà, mi renda capace di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E per intercessione di Sant'Orpè, che benedica e protegga per ogni volta, è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. Thank you.
Fratelli e sorelle, grazie a tutti e buona serata.